Perché sono tornata qua? Vi starete domandando voi. Sono tornata qua perché mi sono accorta che nella puntata scorsa avevo trovato questo quadro, ma non ho trovato la farfallina. Ora io ho girato un po' qua attorno, ma non la vedo. Però forse è dietro una porta che non posso ancora vedere. Però ho notato una cosa strana intanto che guardavo, che questo quadro qua è tridimensionale, cioè se tu ti sposti si sposta anche l'inquadratura. Troppo bello, non so se riuscite a vederlo. Bello. Allora, niente, torniamo indietro. E vorrei andare a fare la quest, quella del professore. Quasi scende, no, non va bene, voglio tornare indietro. Da dove si torna indietro? Da qua? Forse sì. Qua sotto non penso che ci sia la farfallina, perché se devo una finestra, perché magari qua potrebbe essere. No, no, non è qua. Qua non c'è sicuramente, direi, perché non ci sono finestre. Qua c'è il nostro amichetto che ci aspetta per andare in paese, ma aspettiamo un secondo perché volevo prima fare sicuramente la quest del professor Ronin, perché ci dà la magia al riparo e secondo me quella cosa terribile che ho fatto con le campane cercando di sistemarle con riparo dovrebbe funzionare meglio. Magari non mi viene la nausea a continuare a far su e giù da quelle scalette strette. Un giorno troverò il coraggio di chiedergli di mostrarmi. Fra l'altro, prima passando da qua mi sono accorta che bisogna fare un revelio. Revelio qua. Questa elaborata fontana presenta statue finemente scolpite che rappresentano gli abitanti del mondo magico, incluso un gruppo di sirene in pietra che circonda la base. Ok, livello 8, continua a salire e non so a cosa serve. Qua ci sono le sirene che si muovono. Allora, andiamo a fare la quest del professor Ronin, giusto? E poi proviamo a riparare le campane. Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore? Proprio così. Ed è un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Perfetto. Potrebbe tornarmi facilmente utile. Più spesso di quanto si creda. Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno consentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Ok. Ne ho alcuni per te da svolgere oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Ok, mi fai pulire i bagni? ecco, i bagni famosi. Qual è lo scopo degli incarichi? Perché devo completare gli incarichi prima di imparare il riparo? Nessuna lezione è utile tanto quanto l'esperienza in prima persona. Questi compiti te la forniranno. Ok. Tale esperienza è impareggiabile nell'apprendere a gestire la magia. Completerò gli incarichi. Completerò subito gli incarichi, professore. Prenditi la pagina volante vicino alla statua danneggiata. Prenditi la pagina volante nella torre di difesa contro le arti oscure. Va bene. Va bene. È la zona giusta. Chissà. Fatto. Ok. Mi sembra una scemenza. Ah, sapete cosa c'è qua dentro? C'era uno di quei cosi. Deve esserci una pagina volante da queste parti. Sì, lo so, vabbè, dici delle ovvietà, però. C'era qualcosa con gli occhi. Voglio vedere se ha. Sì, ha lo stesso simbolo di quell'altro. L'occhio sbarrato, quindi dovrò prendere quella magia, forse, per. Aspetta. Accio! Fantastico! Fantastico, bravissima! Poi proviamo ad andare a riparare le campane.
Mi auguro che i compiti preliminari non fossero troppo... Ho completato gli incarichi, professore. Meraviglioso. Puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Certo. Ricordati di enunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. So, bacchetta pronta. Sì, signore. Ah. Ricorda, la tua bacchetta conduce la tua magia. Ok. Oh, F. Ho sbagliato. Pensavo... Forse è sempre lo stesso tasto da premere. No, non mi devo far prendere dal coso rosso. È anche facilitato sto gioco. Ok, non so se è una buona idea mettere la difficoltà normale con le mie abilità. Può essere usato per riparare parti di ambiente e oggetti rotti, va bene? Sì, così. Molto bene. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare con la statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Sì. Pare simboleggi una relazione andata in frantumi. Forse qualche innamorato la trovava troppo accurata. Vediamo. Riparo! Complimenti, un incantesimo incantevole. Cosa c'era di troppo accurato? Una disperata. Probabilmente non so se è la disperazione dopo che la relazione è andata in frantumi o la disperazione durante la relazione. Interessante. Ah, vedi che anche queste si sono accese. E questo bisognava fargli Levioso. All'inizio non erano disponibili queste statue, va bene, si vede che bisognava fare un pezzo di storia. Allora, adesso che abbiamo preso il reparo, voglio andare a sistemare le campane, che erano, vediamo se riesco a usare questa mappa micidiale, poi c'è un'altra anche, un'altra questa a fare qua, ma la faccio dopo. Le campane, secondo me, erano in questa torre qua. Che è? Che zona è? L'ala di astronomia? No. L'ala della torre campanaria. Ok, questo che cos'è? Torre ovest qua, però c'è un altro... Prato delle lezioni di volo, ok, niente. La torre ovest. Secondo me era qua, le torri campanarie, perfetto. Che bello. Ed era da solo perché mi piace ricevere posta. Ma che piacere vederti qui. Anzi, se vado su di qua, secondo me ci arrivo prima. Ora che ci penso. Ma si passa attraverso il magazzino. Sì, ciao. Qua ci sono le solite rane che cantano male. Qua. Se gli faccio un reparo, funzionerà? Reparo! No, accidenti. No, ma veramente non vorranno che uno le attacchi su con... Tirandole su con accio. No, non me la fa riparare così. Niente, speravo di aver risolto questo enigma. L'altra campana me l'ha rimessa lì. Reparo! No, ci penserò un'altra volta. Con accio non mi metto a rifarlo. Allora, andiamo a fare l'altra quest, che ci dovrebbe essere un'altra quest qua dentro, giusto? Qua dovrebbe esserci queste gobbiglie a gogo. Zenobia Nog è agitata per le sue gobbiglie scomparse. Andiamo. Dove sarà questa?
Ok, la vedo sulla minimappa. È qua al piano di sotto. Il piano di sotto si va di qua. Giusto? Sto quasi imparando a muovermi. Bella questa scuola che le lezioni durano pochissimo praticamente. Anima Pia è disposta ad aiutarmi? Sì, io. Va tutto bene? Non sai chi sono. Sono Zenobia Nook, la ragazza che tutta la scuola odia senza alcun motivo. Perché ti odiano tutti? Ti odiano tutti? E perché mai? Perché Hogwarts è piena di bulli e guastafeste. Leander Pruett è uno dei peggiori. Una zucca vuota senza talento. Volevo farmi qualche nuovo amico, così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobiglie, intendo. Speravo di giocare con qualcuno. Hai presente le gobiglie? Sono simili alle biglie di vetro. Giocarci è divertente, e se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. È una bambina questa, cioè nel senso sembra uno del primo anno. Gobiglie, interessante. Gobiglie? Sembra un gioco divertente. È proprio quello che ho detto agli altri. Ah, la gente è crudele. È solo perché le gobiglie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente. Ma è colpa loro, hanno perso. Imelda non sa proprio perdere. E anche Ever e Teastoria sono terribili. E ora quei bulli patetici hanno nascosto le mie gobiglie in giro per la scuola, in punti molto elevati. Povera. Io avrei fatto lo stesso, vabbè. Ma cavoli, che cattiveria. Mi sembra esagerato. Mi sembra una reazione esagerata la loro. Direi. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarle. Non conosco ancora gli incantesimi necessari. Mi serve qualcuno, magari uno studente del quinto anno abile e altruista. Abile? Altruista magari, abile? Non hai degli amici. Qualche idea su come recuperarle? Hai qualche suggerimento su come tirare giù le gobiglie dai loro nascondigli? Se lo sapessi le prenderei da sola. Okay. Chi ha nascosto le gobiglie così in alto avrà usato la magia. Ok. Non hai degli amici? No, ti ha detto che la odiano tutti. Non hai degli amici qui a scuola? No. Natti mi ha salutato una volta, ma da allora niente. È un poverino, ma che brutti sti studenti. Vedrò cosa posso fare. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Se riesci a trovare tutte le mie gobiglie, torna da me. Presto potrò ricominciare a giocare a Snake Pit e Jack Stone da sola. Da sola, che bello. Poverina. Ma poverina. Dove sono le gobiglie di questa poveretta? Vediamo. Sei gliele hanno nascoste, ma che mostri. Sì, c'è da dire che ci sono gli aiuti per capire dove sono. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Ok. Che voce seria. Voglio solo vederne una. Dov'è? Per capire che cosa devo guardare. In punti elevati. Sono grandi, sono piccoli. Magari la finisco dopo la quest. Gobiglie. Sembra che ce ne sia una qua più su. Tra l'altro di qua non sono mai venuta. Poi un giorno ci faremo un giro, qua. Lì c'è una pagina, va bene. Bello questo portone qua. Dobbiamo fare un giro. Però oggi volevo anche andare finalmente a Hogsmeade. Che gliel'ha messa sta gobiglia? Ma poi se sono biglie saranno minuscole. Dovrebbe essere qua. Revelio. Eccola la. Ah sì, devi proprio andare. Una delle gobiglie di Zenobia. Devi non capisco proprio cosa ci sia di interessante. Devi proprio fare la quest con la volontà di farla, perché sennò non è che le vedi per caso. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Di divinazione, ok.
No, allora facciamo una cosa. Questa cosa la facciamo la prossima volta, così facciamo un giretto anche in questi posti che non abbiamo visitato. Intanto che li visitiamo, cerchiamo le gobbie. Però adesso io volevo andare a fare la quest principale a Hogsmeade. Per cui andiamo dal nostro amico che ci aspetta all'ingresso e proseguiamo. Corri, corri. Allora, Perché non ci corri, corri. permette di usare l'alga? Oh, continua a saltare. Eccoci qua col nostro futuro fidanzato. Carino, sì, è carino. Sebastian Sallow. Sei un serpeverde. Però sei carino. Per quello che ho detto che sarebbe bello se facessero un secondo gioco, di mettere dei personaggi un po' più grandi, così magari ci possono anche fare delle storielle romantiche. Adesso, sti ragazzetti no. Ciao, Sebastian. Ah, la mia nuova pupilla. Mi è stato riferito che le tue scorte scarseggiano e che devo accompagnarti a Hogsmeade a far compere. È la prima volta che ti avventuri nel villaggio? Sì, non ho mai lasciato il castello dal mio arrivo. Beh, allora farò del mio meglio per essere una guida eccezionale. Hogsmeade è un villaggio pittoresco e ben fornito. Credo che troverai tutto ciò che ti serve. Allora andiamo. Come abbiamo fatto? Ok. Teletrasporto magico. Ah, sta uscendo semplicemente dalla porta. Tutto sta, io pensavo si trovasse già nella città, nel paesello. E che faccia? Ma guarda che Sono felice che bello! la Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Sì? Ma Anche io. gliel'ho chiesto Comunque, io. grazie. Certo! Sei l'unica persona che mi abbia mai battuto in duello. Per come la vedo io, è meglio Rassicurazione, tenerti ho scambiato un sott'occhio. chiostro con del Ok. muco di brocoli. Pensavo che sarebbe stato divertente. Lui è interessante. Direi che è un personaggio in... Mamma, che bello! Fermati un secondo. Fammi guardare. Parlando della Weasley, pare che abbia un debole per te. No. Davvero? Mi fa piacere. È sorprendente che si fidi ancora di me, vista la sfilza di punizioni che ho collezionato. Passi molto tempo in punizione, vero? Beh, abbastanza da tenermi occupato. Simpatico. No, sono seria, è simpatico. Va bene, poi visiteremo anche tutto questo bel posto. Adesso andiamo a Hogsmeade. Uscita nord di Hogwarts. Eccola lì. Vediamo sulla mappa. Io guardo sempre la mappa e questa volta. Ok. Di qua. Va bene. Andiamo. Guarda che meraviglia. A piedi. Maghi maghi, ma si va a piedi. Parlando di punizioni, questa citarella Hogsmeade me ne ha risparmiata una. Sì? Felice di averti aiutato. Madama Scribner, la bibliotecaria, mi stava dando la caccia, come capita spesso. La Weasley è venuta a cercarmi e ha convinto la Scribner che dovevo essere non so dove. Quindi la Weasley tiene la parte dei ragazzi, diciamo. Ma spiegami, perché la bibliotecaria ce l'ha tanto con te? Beh, temo sia un problema di opinioni contrastanti. Lei ritiene che io non sia autorizzato ad accedere al reparto proibito, mentre io, dal canto mio, non concordo. Oh, un attimo solo. Qui è perfetto per raccogliere mosche crisopa. Sono belle da Crisopa. vedere, ma se le cuoci bene, sono un potente ingrediente per pozioni. Ok. Allora le raccolgo.
Mosche e crisopa. Vediamo un po'. Dell'inventario ce l'avrò nelle collezioni dappertutto. Qua, missioni. Ok. Cosa ho ricevuto? Completo le missioni secondarie degli amici. Aspetta, chiaro da lettura con mezza montatura. Sono simili a quelli che ho, sembrano. Questo, ah, questo. Completo due incarichi. E quindi qua dovremmo aver finito, giusto? Cioè, ok. Qua cos'altro mi hanno dato? Mi sa che sono... Ah, questo berretto qua? Quando è che l'ho preso? Ma che bello. Adesso ci riproviamo. Questi secondo me sono simili agli occhiali che ho, direi. E qua ci dovrebbe essere... Ma perché? Non riesco a capire. Ingredienti... Ah, ok, sono già segnati. Mosche crisopa. Ok. Fragili ali usate nelle pozioni focalizzanti. Si trovano solitamente in aperta campagna. Quindi qua è come se si vedessero già tutti gli ingredienti. Questo che cos'è? Pelle di lupardo. Poverino. Va bene. No, c'era un'altra cosa in realtà. Qua. Cos'è la fontana forse, giusto? Vediamo, vediamo. Infatti, la fontana della sala centrale. Questa elaborata fontana presenta state finemente scolpite. Ok, l'abbiamo già letto. Qua abbiamo fatto tutto. Non si vedono benissimo i punti di domanda. Devo essere sincera, cioè per capire, punti esclamativi, per capire che cos'hai di nuovo. Gobiglia gogo, la farò dopo. E nell'inventario che cosa mi è andato? Questa che cos'è? Ah, la gobiglia, ok, per la piccina. Una sfera magica appartenente alla collezione di Zenobia. Quando il giocatore perde un punto, schizza un liquido putrido. Va bene. Posta via gufo. Nessuna posta via gufo. Interessante. Equipaggiamento. Volevo guardare, allora. Vediamo un po'. Ti mi è andato un po' di cosine nuove delle quali non me ne ero accorta. Gli occhiali. Quali sono quelli che mi hanno dato? Questi forse? Sì, sono molto simili a quelli che ho. Però mi piacciono di più quelli... Questi. Con anche il sopra. Non so se riuscirò a trovare qualcosa che mi piace di più di questi occhiali, eh? Poi vediamo se mi sono persa qualche... No, aspetta, via. Se mi sono persa qualche tipo... Questo berretto qua, non l'avevo mica visto. Sarebbe stato meglio non vederlo. Ok. Ogni tanto mi perdo soprattutto le cose che sono solo estetiche. Non mi accorgo perché non le trovo nell'inventario. Per cui qua c'è qualche vestitino nuovo. No, mi sembrano sempre le solite robe. E qua, ma idem, sempre i soliti completini, un po' sfigatelli. Ok, andiamo. E qua sopra cosa c'è? Anche qua vedo qualcosa. Oh, tipo cosa gli devo fare? Vediamo. Levioso. No, accio. L'ho raccolto? Sì? Pietra di luna. Allora forse posso colpirle senza fargli accio. Forse ci sono modi più consoni per raccoglierle. Vediamo cosa mi dice della pietra di luna. Un ingrediente comunemente usato nella magia di evocazione. Si trova in tutte le regioni spaccando rocce. Ah no, spaccando, quindi andava bene. Va bene, va bene.
il nostro primo giro. Questo si apre per andare non so dove. Ma la mappa qua com'è adesso che sono uscita da... Oh mamma. Oh oh oh. Ok, se vedi questa cosa, questa icona tipo fatta a sembra una lasagna, vuol dire che ci sono cose nascoste. Questo che cos'è? Ma gira sta mappa? Non si sa. Ma quanto è grande? Aiuto! Mamma mia, immensa! Io mi perdevo già qua, io mi sono già persa qua. Questo sarà Hogsmeade. Boh. Sarà qua? Boh. Seguiamo la storia e vediamo. Per Merlino, dalla foresta proibita, guarda! Cosa? Che succede? Oh, che belli! Guarda con i tuoi occhi. Che meraviglia. Che Uno belli. Spettacolo che non capita spesso. Wow. Mi sto guardando il fungo in realtà. Cappelli di fungo saltellante. E tremo e bondo, mi sembra che tremino. Ma che bello. Cappelli di fungo saltellante, funghi che saltellano imprevedibilmente e vengono usati nella pozione dell'invisibilità. Di solito si trovano nelle zone boschive. Molto bene. E qua? Cosa mi danno? Ah, ma me li danno due volte, cioè sia nelle... li segnalano due volte. Ok. Altra cosa che dovrebbero... cioè... se ti mettono il punto esclamativo nell'inventario... se lo leggi dall'inventario non dovrebbero fartelo leggere anche nelle collezioni, però va bene così, andiamo. Gli vedo un recall, vedo un'ignazia. A sinistra c'è la foresta proibita, agli studenti è vietato entrarci. Ok. Da cui il nome. Esattamente, pensano sia troppo pericolosa. Per me, dovrebbero avere più fiducia nelle nostre abilità difensive. Ciao. Ah, puoi scorgere Hogsmeade dietro quelle rovine. Ah, Hogsmeade è quello là dietro. Poi ci sono queste trombette qua. Volevo capire... ok. Questa area è stata delineata come pericolosa dal ministro della magia. Forbidden Forest. E c'è un teschio. Ok, fammi vedere sulla mappa dov'è, giusto per capirci. Ah, proprio qua vicino. Ah, sarà questa qua? Sarà tutta questa forestona qua? Perché Hogsmeade è infatti qua davanti. Regione sud di Hogwarts. Valle di Hogsmeade. Ma guarda. No. Va bene, ok. Non lo so. Io, secondo me dovete prepararvi tipo a non so, 8-9 mesi di video prima che finisco questo gioco qua. Vabbè, tanto ci corre dietro nessuno. No. Cos'è questa nebbia? Per esempio, non riuscire a capire che stagione è. Primavera dovrebbe essere. Che stagione è e che ora è, mi disturba un po'. Andiamo a fare un giretto, voglio vedere se c'è qualcosa. Dopo arrivo, ciccio pasticcio. No, mamma, Sebastian, va bene. Devo tornare da Sebastian. Andiamo, Sebastian. Hai avuto modo di esplorare un po' il castello? Un po', sì. Però è davvero enorme. Altro che belli. Io ci vivo da 5 anni e sono solo all'inizio. Testral, ero andata a vedere, avevo detto Testrat. Oh? Ne hai qualcuno da condividere con me? Forse un giorno. Non posso rivelare i miei segreti a chiunque me li chieda. Ok. Tu non mi hai ancora detto dove hai imparato a duellare così bene. Ho menato il professor Fig perché non mi insegnava niente. L'ho brutalizzato.
Non oso andare a vedere cosa c'è su là, perché a quanto pare... Siete qua? Ucci, ucci. Come si fa a entrare nell'ufficio di Black? Ma... Non che voglia andarci, eh. Almeno non quando c'è lui. Boh, mi sono persa già troppe volte sulla scalinata principale. Ma siete qua che sembrate che fate bacini baciucci e parlate di come entrare nel... Va. Che ragazzini, un po' sfigatelli. Ho sempre trovato i testrali in testa alle carrozze un po' tetri. Anche se effettivamente in pochi riescono a vederli. Tu li vedi, invece? Purtroppo sì. Perché però anche troppo. Tu ne hai viste parecchie di cose, non è vero? Ad esempio l'attacco del drago. Ti auguro che il resto dell'anno sia più noioso. Ah sì, perché me lo ricordo, era qualcosa tipo che dovevi aver visto la morte per poterli vedere. Cioè dovevi aver vissuto una roba di morte. Lumos. Ma che l'humus? Devo spaccare quelle... L'humus? Cosa fa l'humus per qualsiasi cosa? Mi fai andare là sopra, Sebastian, un secondo, a raccogliere queste due pietruzze? Chiedo troppo. Dove sei? È bello questa passeggiata nel bosco. Quanti studenti che ci sono comunque. Micio! In azione di volo ho incontrato alcuni dei miei migliori amici. Pensare di morire. Ciao amore. Ci sono un sacco di gatti. Mi fa piacere questa cosa. Ah! Oh. Come se il 15 l'avesse inventato lei. Beh, so cosa vuol dire. È il mio posto preferito di tutta la scuola. Mm. Se non potessi sedermi accanto al camino, soffrirei tantissimo di nostalgia. Ok. Vorrei che la nostra sala comune fosse più grande. C'è io qua davanti che non c'è mai abbastanza spazio per stendere tutte le mie. Loro messi lì tutti. Tutti. Che si sussurrano e io davanti che mi fa piazzo davanti e ascolto. Vabbè. Va bene. Va bene, dai, ho capito. Faccio la strada più o meno il normale. Moon è il custode di Hogwarts. Sembra un po' malconcio. Signor Moon. Il custode. Ma guarda quanti funghetti. Ah, di funghetti ce ne sono un sacco. Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro nuovo arrivo del quinto anno? Piacere, meglio tornare indietro, signor Sallow. Girate i tacchi e... scappate. Che succede? Va tutto bene, signore? Mi ha guardato dritto in faccia, con quei suoi occhi enormi. Di cosa sta parlando, signor Moon? Un demi-guys. Brutto, peloso, terrificante. Io torno al castello, lì sarò al sicuro. Buona fortuna a voi. Un demi-guys. Non so cosa ci mette nel succo di zucca, ma è evidente che ne ha bevuto troppo. Non ho mai visto il signor Moon in quello stato. Cos'è un demi-guys? Io non lo so. Il signor Moon è un personaggio. Mia sorella Anne lo stima molto, ma io penso che come custode potrebbe fare di meglio. Ok. Oh, anche tua sorella è una serpe verde. Esatto, o meglio, lo era. Oh. Ora non sta bene, ma migliorerà presto e tornerà a Hogwarts. Ok. Guarda che bella questa... Questa cosa con tutti... è molto, molto capibile. Cioè... I troll non sono permessi. Pozioni. La burro birra. I vampiri non sono ammessi. In lago. Quindi il nostro amico Sebastian ha una sorella malata che è dovuta andare via da Hogwarts. Ok. Bellino. Quante... che belle zucche che ci sono.
Oh, che meraviglia. Ah, se si potesse catturare la magia di questo luogo. Già. Non so se sia per le botteghe o per la gente, ma c'è qualcosa di speciale qui a Hogsmeade. Ne siamo attratti tutti, come falene verso la luce. Perché è proprio bello. C'è una che dorme per strada. Ops. Bene, come pensavi di procedere? La Weasley mi ha detto che hai una lista di cose da comprare, una bacchetta e così via. Sì. Sì, semi di dittamo, delle magiformule e qualche ricetta di pozioni. Perfetto, voglio vedere cosa farai con la nuova bacchetta. E una lista ti permette di avere tempo per curiosare qua e là nel villaggio. Io devo solo fare un salto veloce in un negozio per prendere una cosa per mia sorella. Troviamoci in piazza quando hai finito. Ok. Una cosa. Ricorda, per tua sorella. È Hogsmeade. Divertiti. Il villaggio Hogsmeade è ricco di varie attrattive, botteghe e altri luoghi di interesse che puoi esplorare grazie alla mappa della tua guida pratica. Ok, apriamo la mappa. Ah, guarda, c'è proprio la mappetta di Hogsmeade, cavoli! Interessante. Bellino. Lui deve andare a prendere qualcosa per la sorella, però non è qua a scuola. Visita Tommy in pergamene, visita Ollivander, visita pozione di J. Pippin, visita la rapa magica. Molto bello. Prima di iniziare il nostro giro a Hogsmeade, che sarà un giro molto meticoloso, ve lo dico già. La vedo una pagina. Molto bene. Ah, vedi, pagina della guida a Hogsmeade. Volevo dirvi una cosa che volevo già dirvi all'inizio della puntata, mi sono dimenticata. Vi ricordate che la professoressa Weasley ci aveva detto: ah sì, vai con qualcuno, uno perché vabbè ti fa vedere dove sono i negozi. In realtà mi ha fatto vedere un tubo, per questo se n'è andato, va bene, me li trovo io i negozi. E il secondo motivo è detto così, ti può tenere anche alla larga dagli scagnozzi di Rookwood. E no, questo nome non mi risultava nuovo. Infatti sono andata a vedere nel mio librino degli appunti che mi sono fatta perché ho la memoria di un bruco, ed effettivamente Rookwood era praticamente l'aiutante di quel mago che si vede all'inizio, quel mago che costruisce quella stanza nella banca, aveva un aiutante. E Rookwood sembra, cioè è lo stesso cognome di questo aiutante, per cui boh, sarà qualche antenato. Allora, direi che probabilmente io potrei segnarmi la quest per andare a vedere dove sono i vari posti, ma nel senso farmi vedere il segnalino, ma io preferisco farmi un giro per conto mio, per cui preparatevi, anche perché finalmente siamo, penso che possiamo allontanarci da, guarda le ho raccolto tutte e due le pagine, era facile. Qua sfide, punto esclamativo. Qua. Ah, ecco cosa mi è andato. Occhiali del capo burlone di Zonko. Ok. Riscatta. E un altro cappello orrendo. Un altro cappello orrendo, io lo so già. Capo burlone di Zonko. Va bene. Però, visti i colori, potrebbe stare bene con questo vestitino. Vabbè. Quando lo prenderemo, vedremo. Intanto vediamo questi occhialetti come sono. No, oh mamma mia. Prima o poi imparerò, come si fa. Capo burlone di Zonko sono questi. Nah. Continuano a piacermi i miei. Bello che ve li farò vedere tutti, sti vestiti, sti occhialetti, i cappelli. E dirò sempre, nah, non mi piace. Allora, vediamo un po' che cosa c'è a Hogsmeade. Allora, innanzitutto guardiamo un attimino la mappa, giusto per capire com'è fatta la cittadina e dove siamo noi. Allora, ok. Noi siamo qua, stiamo entrando da qua, quindi c'è la strada principale, poi si divide in due, poi c'è una piazzetta, direi di andare verso destra, facciamo il giro così. Cosa sono questi puntini? Ah, vabbè, non voglio sapere. Serratura. Questo che cos'è?
Criden e Cauldron. Calderoni, negozio di calderoni. Però io non devo prendere niente qua, mi sa. Però è bello il negozio. Salve. Posso rubare nel forziere così? Salve. Sì. Va bene. Uniforme scolastica con pullover. Prima vediamo se possiamo. Cos'è quel puntino che vedo? Beh. Vedo un puntino, ma non capisco che cos'è. Devo andare dietro il bancone? E cliccare direttamente sulla cassa? No, è fuori. Perché c'è un puntino fuori dal muro? Queste voci che si sentono? Non c'è nessuno. C'è un revelio. Revelio. Salve, sono entrato nel suo negozio a farne un revelio per vedere se c'è qualcosa che le posso rubare. Adesso io voglio vedere dietro questa casa che cosa c'è. Ma guarda che belle schifezze. Io ve lo dico, sarà lungo sto giro, fatemene una ragione, perché... Ah, cos'è, una mola? Ok. Cerca, due soldini. Revelio. Ok. Cioè, spero che anche il paesello. Ah, qua ho visto una chest. Che il paesello qua non sia pieno di robe da fargli revelio stando a 2 centimetri, perché non finiamo più, se no, Questo è il retro. Comunque è bellissimo, ragazzi. Questo gioco è bellissimo. Quindi calderoni non ci interessano. Tommy e incantesimi. Sì, vabbè, scroll le pergamene. Tommy e pergamene, è questo, esattamente. E non so cosa devo comprare. Però. Ecco una mente curiosa. Entriamo dal retro. Ok. Oh. Cioè, io sono entrata da qua, ho interagito con quella roba lì, ho tirato giù la scala mobile, il proprietario non ha detto niente. Molto bene. Beh, dai, cominciamo con la quest. Parla Thomas Brown. Mi scusi, sono qui per le magi formule richieste dalla professoressa Weasley. La studentessa di Matilda. Ah, Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega, Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. No, purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro, la creazione di qualcosa dal nulla. Mm-hmm. Non sempre è semplice. Ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magi formule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magi formule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora, ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. No, beh, credo che non lo so. Non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Da un'occhiata a quello che ho. Che ne dici? Certo. Allora... Magiformula per banco da giardinaggio con vaso piccolo. Sblocca l'abilità di evocare un banco da giardinaggio con vaso piccolo. Usa nel vaso
Per coltivare tutte le piante magiche di cui hai bisogno. Ok, acquista, costo zero, benissimo. È bello trovare proprio quello che si stava cercando, no? In realtà io non sapevo neanche che cosa volevo. Avete deciso tu e la Umberta, come si chiamava, Eugenia, che erano queste. Magi formula per tavolo alchemico piccolo. Sblocca l'abilità di evocare un tavolo alchemico piccolo quando devi preparare le pozioni. È bello trovare. Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Ok. Cosa che vende? Mangiatoia per gli animali. Scatola di giochi per animali. Postazione da taglio. Ok. Sterco. Una compostiera. Per fertilizzare. Pentola saltellante. Una pozione casuale. Raffinatore di sostanze. Questo è il banco da giardinaggio col vaso grande. Banco da giardinaggio con due vasi grandi. Un vaso medio. Quindi forse ne puoi mettere più di uno. Due vasi medi. Tre vasi piccoli. Sembrano tutti cose di giardinaggio. Ma voglio sapere, posso venderti qualcosa? Yes. Io te le vendo quasi quasi. Tanto se sono... Abbiamo visto che... Questa non l'ho ancora guardata, per cui aspetto. E poi c'ha, è più alta di rispetto a quello che ho. È un piacere fare affari con te. Abito scolastico tradizionale, lo vendo. No, dai, almeno non l'abito scolastico tradizionale lo tengo, come ricordo. Questo... Cioè, le cose che sono più basse rispetto a quello che io ho, le vendo. Non so, forse sto facendo una cavolata, però mi devo anche un po' liberare l'inventario. Marsina decorata, non la voglio. Cilindro trasandato. Ah, però vedi, il cilindro trasandato non me lo sono messo, ma in realtà era meglio di quello che ho. Questo è peggio. E questo è peggio. Ok, arrivederci. Ho 1788, ma non compro. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti. Non compro nulla perché non ho idea di cosa mi serva. Però voglio vedere qua. Allora, c'era questo. Ah, questo che ho preso che è livello 9, perché non lo posso ancora mettere. Questo che è quello che ho già. Ma nei cappelli ho visto praticamente che questo è meglio di quello che ho. E allora me lo metto. E ovviamente gli cambio l'aspetto. Com'era? F. Così. Ok. E ti do... Ti vendo anche l'ultimo coso. Questo cappellaccio qua. Molto bene. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti. Adesso vado a vedere se c'è qualcosa che posso rubarti in casa. Tipo qua, proprio qua ti entro proprio in casa, vedi, camera da letto. Ah, un altro coso con un occhio. Hanno sempre tutti lo stesso simbolo. Salve. Quello era il simbolo, diciamo, della magia che ti fa nascondere. Forse devi andare lì stealth, sneaky sneaky. E lo puoi rubare. Questo è bellissimo. Che cos'è? Rebellion! Niente. Ah, ma guarda, c'è il portiere in mezzo. Non ci avevo neanche fatto caso. Cappello da sole scuro. Vediamo un po'. Ah, è un aspetto. Ma vedi che io ancora non riesco a capire... Non riesco ancora a capire se... Eccolo qua, cappello da sole scuro. Ah, oh, ma che carino. Oh, ma che carino, ma questo non l'avevo visto. Cappelletto di paglia, questo è carino. Oddio. Oddio. No, 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 no. Via sto schifo.
Un timbratore automatico c'era anche a scuola. Vediamo qua al piano di sopra se c'è qualcosa. Libri, mostriciattoli. Una cesta da rubare. Ah, guarda che bella quell'immagine. Ok, pagina della guida pratica di Hogsmeade. Cos'è? È un riflesso. Rebelli. Niente. Non vedo niente. Poi magari, come sempre quando monto il video, poi mi accorgerò di cose varie e tornerò a prenderla, perché mi hanno detto che quello vale, vero? Ah, vedi. Trin Revelio. Scala incantata. Questa scala incantata si rivela strattonando un libro specifico presso tomi e pergamene. Il proprietario del negozio, Thomas Brown, vende un'ampia varietà di volumi, inclusi magiche formule utili per l'evocazione. Ok, che abbiamo visto che sono più o meno le robe di... è come se, se fosse uno che vende le robe di arredamento, diciamo. Per me equivale poi a quello. Molto bene. Poi qua non si entra. Vabbè, quelle sono bloccate. Qua c'è la solita che dorme. Questo è bloccato dal coso. Da che parte andiamo? Allora facciamo prima tutta la parte destra. Qua, qua cosa c'è? Soldini. Gente che si esercita con le scope. Ma non li vedo abili. Ribelli. Bellino sto paesino, mi ricorda. Mi ricorda quei paesini della Provenza, se devo essere sincera. Così l'aspetto in generale, i colori, mi ricordano un po' la Provenza. Oh mamma. Questo è Ollivander. Ma sarà lo stesso. Guarda quante bacchette, che belle. Chissà se è lo stesso Ollivander del... Questa bacchetta tutta spezzata. Beh, sarà un riferimento a qualcosa che non so. Lo facciamo girare il mappamondo qua, ovviamente. Rebellion. Ah, non vedo niente. Un attimo e sono... Ah, sei tu. Solo un momento. Ok. Buongiorno, cerco... Scaffali tutti storchi. Sì, alla buon'ora. Sì, io... Alla buon'ora. Sei la nuova studentessa del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Garbold Ollivander. Ma di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti, davvero. Su, vieni con me. Troviamo la bacchetta perfetta, d'accordo? No. Tu no. Ah, sì. Sì. Nucleo potente. Belle. 10 pollici e mezzo. Dovrebbe andare. Proviamo. Tieni. Perché non provi questa? È bella? Non lo so. Forza, su, brandiscila. Che strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. No. Oh cielo. No. Beh, direi che non ci siamo, eh? Non preoccuparti, la troveremo. No, tu no. Forse sì. Cosa mi darà? Legno raro 13 pollici e 3 quarti, corda del cuore di drago. Ok. Proviamo questa qua invece. Belle sono. Cielo, santo cielo. No, no. Tu puoi tornartene dritta sullo scaffale.
La cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Ok. Non capisco. Dove sei? Forse tu? Oh, ed eccoti qui. Come fai a ritrovare le cose in quel casino? Sì. Sarà quella buona? Tu potresti essere quella giusta. Ecco, prendila. E lei. Che mi sembra una bruttarella. Spirale bruno cenere, tipo di legno pero, tipo di nucleo corda del cuore di drago, flessibilità molto flessibile, lunghezza della bacchetta 11 pollici e un quarto. Ok, questo che cos'è? Varianti. Ma dai, si può. Curioso, invero. Spirale verde grigia, ma che bella! Cioè, praticamente me la faccio come voglio io. Bella questa qua. Interessante. Verdastra. Ma quante ce ne sono? Scusate, adesso me le curioso, guardo. Curioso, invero. Questa è un po' bastoncino. Questa non mi piace. Questa non mi piace. Interessante. Questa qua, così tutta ritorta, mi piace molto. Poi mi piace questa, questo effetto qua, tipo legno marcio. No, questa con quei bozzi curioso, lì grossi, invero. Non mi piace. Questa non mi piace. Non ci siamo. Questa è un po' stortina. Interessante. Interessante. Sembra fatta di osso. No, devo dire che mi piace di più questa. Verdastra. Curioso, invero. Cosa devo fare? Qua. 11 pollici e un quarto, molto flessibile. Tipo di legno, pero. Ma, quindi la... Peccio, cosa vuol dire? Acero, pino, pero. Interessante. La posso allungare, accorciare? Com'era? 11 pollici e un quarto. 11 pollici, molto flessibile. E questo? Corda del cuore di drago. Crine di unicorno. Piuma di fenice, ma cosa... Cioè, in teoria dovevi darmela tu quella giusta, invece qua me la sto facendo così. Io non voglio il cuore di drago, io voglio il crine di unicorno. Le bacchette con crine di unicorno sono molto affidabili, nonché fedeli alle proprietà. Ah, ok, me lo dici queste? Noto per magia potente che produce. Curioso, invero. E queste, fiume di fenice, in grado di produrre... Un'ampia gamma di magie. No, voglio l'unicorno, mi ispira. Tipo di legno, pero. Va bene, acquisto. Gli ho cambiato il cuore, gli ho messo il cuore di crine di unicorno. F. Che cosa ne pensi? Oh. Straordinario. Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Com'è felice. Allora, che impressione ti ha fatto? Buona. Diversa. Ho percepito una specie di scarica di energia. Un buon abbinamento. Tra voi c'è una connessione potente. La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei. Okay. Non vedo l'ora di provarla. Ottimo. Trattala bene. Non troverai bacchetta più affidabile di una con il nucleo di crine di unicorno. E il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Molto bene. Non sorprenderti se la tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni, in particolare nei momenti di bisogno. Okay. Mi sembra fantastico, signor Ollivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me se mai dovesse servirti qualcos'altro. Ok, quindi da lui posso in teoria far cosa? Cambiare la bacchetta? Se la voglio... Vediamo un po' questa bacchetta. Dovrei averla nell'inventario a questo punto. Impugnature per bacchette.
Non so se si può cambiarlo bene, ma non mi interessa. Questo è un'impugnatura. Ah, questa non è. Questa è quella che dicevo. Ma no, non mi piace quell'uccellino lì alla fine. Forse questa non ci sta malissimo. Dai, mettiamogli questa per il momento. Quindi se io tiro fuori la bacchetta, no, come si fa? Ah, facciamo l'humus. Sì, carina. Sì, per il momento mi piace, direi che va bene. Molto bene. Qui è chiuso. A che servono le chiavi se si conosce all'uomo? Fammi vedere, mi sono un po' persa. Dove siamo arrivati? Noi siamo partiti da qui. Ah, vorrei fare il giro qua attorno, diciamo, vedere che cosa c'è. Quindi qua dietro. Ok, qua c'è un'Ignazia. Ok, praticamente si gira solo attorno a questa casa qua. Salve Ignazia. Che bei capelli che hanno questi. Voglio i capelli così da stregaccia. Qua c'è un forziere. Rebellio. No, non Rebellio. Soldini. Ah, questo che cos'è? Un quadro. Lumos. Ci sono anche qua. Ok, c'è un muretto e un sentiero. Un muretto e un sentiero. O qua. Direi qua. Brava. È tutto uguale. Accidenti a loro. Fammelo rivedere. Un sentiero con una strada dove alla fine ci sono delle luci. No. Dove sarà? Deve essere qua in zona, eh. È questo, cavoli, secondo me. È qua. No. No. Oh, ma che bella! Ma anche questa pianta a forma di drago che si muove. Però non era questo che io cercavo. Cercavo il quadretto. Lo sapete che impazzisco per quadretti. Lì c'è una pagina svolazzante. Ok. Mi sembra molto distante per essere il posto giusto del quadretto. Mi vedo una cesta. Ha sempre una di quelle con gli occhi. Ah, eccola qua. Eccola qua la farfalluzza. Eh sì, il posto sembra questo, direi. Lumos. Salve, te non so. Prima o poi. Ed è qua. Giusto? Perfetto. Oxmade, sono 4 di 8. Questa è una casetta distrutta. Qua c'è casa di qualcuno. Serratura di livello 3 addirittura. Cavoli. Chissà cosa penserebbe Merlino del mondo magico moderno. Ma non vedo gatti. Non vedo gatti, la cosa mi preoccupa. Flauti e liuti. Questo è un negozio di musica. Io qua non dovrei andare, però.
facendo? Salve, io sono venuta qua a controllare che sia tutto in ordine. Cappello da stregone verde fatato. Vediamo subito se lo posso mettere. Questo mi dà 19, questo mi dà 20, difesa 20. Straordinario, nessuna caratteristica. Questo da 9 non lo voglio, questo da 19, vediamo com'è. Bellino, cioè bellino, oddio. Leggendaria, straordinaria, questo è meglio però. Questo come caratteristica è meglio, però con questo abbigliamento proviamo a metterle su per un momento il cappello, vediamo quanto schifo mi fa. Ok. Abbastanza schifo. No, non mi piacciono i cappelli, non so cosa farci. Non mi piace che non si vedono, cioè, non si vedono bene i capelli, mi rimangono tutti spiaccicati. No, allora facciamo così. Mi ha fatto molto piacere vederti così, ma te lo tengo, ma mi piacciono di più i tuoi capelli alla fine. Dai, su. Rebellion! Niente. Cioè, lì c'è un sacco. Cosa ci sarà? Ci sono pasticcini. Fatto bene. E cerca nella borsa. Soprabito a scacchi cremisi. È meglio di quello che ho? Yes. Ma che carino. Elegantino questo. Guarda che carina con il suo vestitino originale. Com'era bellina. Come sta bene con questo. Forse sta bene anche con questo. Mettiamo questo, mi piace. Dai, proviamo per un po', la teniamo in giro così. Anche perché mi sembra più giusto per andare in giro in città. È vestita più da signorina per bene, non con il gonnellone. Ok. Qua dovremmo avere quasi finito il villaggetto, giusto? C'è la parte col cavolo. Abbiamo fatto solo questo giretto qua. Allora andiamo qua. Vediamo che altro c'è. Posso far partire i cosi che tagliano. Molto bello. Qua non si può entrare, no? Ma bello questo posto però, eh? Oxmeet. Honeydux. È un negozio di dolciumi. Guarda che bella piazzetta. Cos'è che c'è? Un negozio, tipo un bar. Un negozio di dolciumi. Questo? Senza niente. Senza scritte. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Ah, qua c'è una Ignazia. Piazza di Hogsmeade. Mielandia, un negozio di dolciumi con un'ampia varietà di prodotti magici, particolarmente noto per il caramello della casa, ovviamente una delle mete predilette degli studenti. Perfetto, e questo? Stipli e figli, negozio di tè di Hogsmeade. Tè dolciumi pregiati, mi piace.
Vediamo un po'. È stato davvero scortese. Allora, abbiamo visto una pagina qua. Non sei d'accordo? Faccio! Chiedo scusa. Ok. Allora, entriamo al negozio di dolciumi. Oh mamma, quante cose buone! Le raccogli i soldi. Cos'è? Il mago. Oh. Cosa mi dai? Niente. Chissà se si vince qualcosa. Mai, non lo so. Dolcetti, caramelle. Ma guarda che bello. Sembra un po' il negozio. Erano i due fratelli Weasley che nel gioco poi. Nel gioco, nel film. Delle api frizzanti che ti fanno volare. Proviamo. Mi fa volare veramente. Diceva che erano i due gemelli Weasley che poi aprono un negozio tipo questo, vero? Con tutti i dolcetti. Adesso il film l'ho visto un po' di tempo fa, non me lo ricordo tanto bene. Ma che bello, che meraviglia. Rebellio. Questo? Sapevo che c'era qualcosa. Bomboni esplosivi. Questi dolcetti tendono a esplodere se mangiati. Si consiglia di masticare con cautela, sebbene sia improbabile di portare serie conseguenze. Ok. Quest'ananas come mi ispira? Qua dietro c'è una porta bloccata. Ah, ma è bellissimo questo negozio. Ah, questo è un immenso coso per fare tipo lo zucchero filato. Eh sì, eh sì. Ma dai. Ma guarda che bello. È bellissimo. Rebellio. In realtà non mi sembra di sentire altri campanelli, però potrei sbagliarmi, eh. È stupendo questo negozio, è stupendo. E questo cos'è? Proviamo. Elefante sulla bicicletta. E belli. Ah, ma ci sono un sacco di cose da provare. Peccato che non si possa sedere sulle seggiole. Accidenti. Ah, qua c'è un'altra cosa. Rebellio. Api frizzole, ecco com'è la traduzione in italiano. Queste deliziose caramelle, secondo molti, farcite con pungiglione di Billywig, sono piccole palline effervescenti che, se consumate, fanno levitare a un palmo da terra. Belle? Sì, le assaggiate, effettivamente è vero. Ah. Che bello. Questo cos'è? Cioè sta mangiando di tutto a gratis.
Poi direi proprio che le divora le cose. Qua è tutto chiuso. Qua altre cose da provare. Ma non sta male a mangiare tutte queste cose. Mangiaci un altro cupcake. Va bene, abbiamo capito dove venire a rubare il cibo. Secondo me sta... mamma mia, questa torta di fragole con la panna. Ma tutto può mangiare. Gratis. La fetta di torta se l'è proprio ingoiata in un secondo. Allora, direi che penso di aver più o meno fatto tutto. Revelio. Qua dentro, cioè mi sono mangiato tutto quello che c'era. E a questo punto vorrei vedere il negozio. Ma piove. Quindi siamo arrivati in fondo qua, giusto? Ok. Siamo arrivati in fondo qua. Potrei proprio andare a vedere anche questa chiesetta. Tipo, mi sa che si... No, forse si passa anche da qua. Ecco qua. Stipli e figli, negozio di tè. Andiamo a vedere. Entriamo nel negozio di tè. Che dovrebbe essere questo. Che a me il tè piace moltissimo. Ma che bella! E direi che volevo finirla in questa puntata, questo giro a Hogsmeade, però mi sa che no, che diventa troppo, veramente troppo lunga la puntata. Tutto un po' storto le finestre. Per cui lo finiamo la prossima volta, perché sennò lo farei di fretta, male. Per non far troppo lunga la puntata, per cui preferisco finire qua per oggi e ci vediamo presto, così finiamo questo giretto a Hogsmeade. Io vi ringrazio molto per avermi seguita e ci vediamo presto. Ciao a tutti.